Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Fratelli e sorelle, cari amici, sono qui per proporre qualche breve riflessione con la quale intendo accompagnare in questo cammino che sta per iniziare, il tempo dell'Avvento. L'Avvento che significa venuta, vuol dire anche che se qualcuno viene, c'è qualche altro che va incontro a colui che viene, e questi siamo noi. Per cui disponiamoci a fare un percorso, sin dalla prima domenica, quando penso che abbiamo già superato un po' la paura dell'ultima domenica dell'anno, quando si parla di grandi giudizi, eccetera, e possiamo comprendere in un modo nuovo, quasi di curiosità, lo stesso linguaggio, perché la prima domenica di Avvento ci fa intravedere la fine del mondo, ci fa intravedere, ecco, il tempo forte durante il quale Dio viene incontro all'uomo. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. I segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli. Ma veramente il Signore voleva metterci paura? O voleva prepararci a questa grande novità? O voleva piuttosto dire: aprite gli occhi, che è avvenuto qualcosa di straordinario? E questo in riferimento nel tempo dell'Avvento, non al Natale di Gesù, ma al nostro incontro con Dio alla fine della nostra vita, ma che viene anticipato da una celebrazione che è appunto quella del Natale attraverso le quattro tappe, delle domeniche di Avvento per andare incontro a Cristo. Ecco, Lui viene, prepariamoci. Nella prima domenica ho da dirvi solo questo. Prepariamo, non prendiamo paura di parole molto forti che sentiremo nella liturgia e soprattutto nel Vangelo. Questa prospettiva chiamata escatologica mira solo a tenere sveglio la nostra mente, il nostro cuore, tutta la nostra esistenza, perché Dio viene in Cristo, andiamogli incontro.